sei andata? A mangiare, perché? Ah, dammi un po'. Che ti sta venendo in mente? Allora, no, ti ricordi Campavino? Sì, ce l'ho davanti. Sì, tada! Lampavino comodino! Ti piace? Sì, che figo! È bellissimo! Indovina un po' dove l'ho preso? Ah, tu hai preso Lampavino? Certo, e dove? Qua sopra. Tra l'immondizia. Dunque io stamattina sono andata di nuovo a correre e lì nel solito posto dove la gente ci butta di tutto ho trovato questo piccolo fiaschetto, sì, mini lampavino. Quindi siccome mamma nella mia stanza da letto sul comodino non ho una lampada, perché le classiche lampade che si trovano in commercio non è che tanto mi piacciono. La E lampada fai quindi, da te. sì, la lampada fai da te, e quindi? E quindi Quindi ci vuole cosa il devo cappellino. fare? Sì. Allora, ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su nuova creazione in pratica, perché come il lampavino, no? Una creazione. Più che altro non è un tutorial, anche perché sì, la lampada fai da te più o meno Sì, è un diciamo che tutorial. sì. Grazie. E quindi sono voluto rimettere qui vicino al vostro bellissimo lampadino. Se non avete visto il video, lascio il link in descrizione, allora andate a vedere. E questo invece è il Mini seguito, del lampavino. lampadino. Come creare un mini lampadino. Sì, ok. Quindi ci mettiamo all'opera. Allora, per fare un mini lampadino, ovviamente ci serve un mini lampadino. Sì. E poi ci servono delle decorazioni che ovviamente mamma ha trovato nel negozio. Cioè, questa Ovviamente creazione le molto nostre. carina. Okay. Ovviamente le luci, Non possono la mancare perché forza, altrimenti. questa qui, la madre mini lampadino. E poi ovviamente diciamo un nastro per decorare il tutto. E una forbice, perché questa ci serve per forza, se no non Ci facciamo potrebbe servire. Quindi abbiamo questo nastro. filo tipo. Sì, lo andiamo a mettere intorno al collo del nostro. Ok, sciogliamole. E li diciamo leghiamo tra loro queste tre. Ok, le inseriamo all'interno. Ok, me le metti dritte per favore. Reggi un attimo così, questo. Ok, così io le metto in questo modo. Ok, andiamo ad allacciare qui. Voi ovviamente ne potete mettere quante ne volete, ok? Però visto che è piccolo, ovviamente tre Facciamo un credo po' che più giù. siano la cosa giusta. Più giù, più su. Meglio qui. Così rimane fermo, Segnatelo bene, se no poi c'è Sì. In niente. questo modo, così. Ecco qui. Niente di straordinario. Oh, già com'è carino. Già, ha cambiato faccia. Ecco qua. Adesso bisogna inserire le nostre lucine. Così poi vediamo che effetto che fa. Mi aiuti, Aura? Sì, vediamo qui. Ok, Inseriamo inseriamo le le lucine. nostre luci. Eccole qua. Ho paura di romperle, poi dopo funziona, ma Ma non credo che non lo questa la lasciamo un po' fa. Come il lampadino. Ok, adesso dobbiamo andare ovviamente in camera, così la proviamo. No, no, lasciamo. No. Oh, eccoci qui nella camera di mamma. Vieni, mamma! Eccomi. Aurora, che ci fai dentro la mia stanza? Lo sai che qui dentro nessuno ci deve entrare?
Ho capito, volevo mettere il lampadino, mini lampadino. Ok, mettiamo la nostra lampada. Vedi, la accendiamo? Sì, accendiamo? Sì, accendiamo. Ecco qui. Che carina! Questa è, sarà la mia lampada. Almeno leggi. La mia compagnia tutte le notti, le sere, diciamo, mentre leggerò il libro. Giusto? Sì. Insomma, questa è... È bella, è bella. La mia camera da letto, il mio regno. Bella. Ah, ti sei nascosto. Vediamo un po' prima che arriva mamma. Ma se dai piantiamo, vieni bella, io mi lo chiedo. Vieni qui. Aurora, ora basta, dobbiamo salutare. Ok. Andiamo di qua. Allora, ti è piaciuta la nuova... Sì, la nostra nuova creazione. Ora? Salutiamo tutti i nostri... Sì. Allora ragazzi, io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti! Ciao!